Quello che secondo me ha lasciato come messaggio che noi tutti dovremmo imparare è a guardare al futuro e non rimpiangere il passato e pensare a quali possono essere le cose migliori che possiamo fare affinché il futuro nostro e delle persone che ci stanno vicine, dei giovani, dei più giovani di noi, possiamo dare come impulso e come strada e aiutarli a crescere a essere grandi, a diventare grandi. Il messaggio e l'eredità di Rita Levi Montalcini sono per i giovani. Nel giorno dell'ultimo saluto a Torino, dove migliaia di persone hanno partecipato ai funerali, la nipote Piera ricorda l'insegnamento principale del premio Nobel: una vita dedicata alla scienza, con grandi traguardi raggiunti grazie al lavoro, all'umiltà e alla costanza. Mi ricordo che quando siamo andati a Washington, doveva fare una conferenza in inglese. E si è ammalata durante il viaggio, stava molto male, è stata a letto fino a 5 minuti prima di andare a fare la conferenza. Io le dicevo di che non puoi, e lei ha detto: quando uno prende un impegno, l'impegno va mantenuto. Ha fatto una conferenza di 2 ore a braccio, come sempre. Alla cerimonia, iniziata con un lungo applauso all'arrivo della bara di Rita Levi Montalcini, c'erano le autorità, i ministri Fornero e Profumo, ma soprattutto tanti torinesi che la ricordano così. Una persona squisita, non ci sono parole per quello che ha fatto, per quello che è e per quello che ha lasciato.